Grazie a tutti, grazie Andrea, grazie a tutti voi per essere qua e un ringraziamento naturalmente al nostro illustre ospite. Per rispondere brevemente alla prima domanda di Andrea che riguardava la posizione tenuta da San Marino, è molto semplice, in qualche modo ha già risposto Marco nel video, cioè noi abbiamo applicato alcune sanzioni, non tutti i round di sanzioni elevate contro la Federazione Russa, ma soltanto, a meno che ci sono state novità d'ultimo minuto, essenzialmente quelle le sanzioni rivolte contro gli esponenti del governo, del regime, contro l'esportazione di armi e quant'altro. Quindi noi abbiamo le nostre sanzioni, in realtà in questo senso non hanno un effetto particolarmente cogente nella nostra realtà economica, ma anche se avessimo del tutto interrotto i rapporti con la Russia, il nostro export, import, i nostri rapporti commerciali con la Russia sono nell'ordine di poche decine di milioni di euro all'anno, sommando import ed export. È sostanzialmente, quando si guarda la torta, il grafica torta dell'import e dell'export sammarinese, rientra nella fascia altri, cioè normalmente la Russia non viene neanche classificata. Quindi diciamo, da questo punto di vista, le sanzioni non hanno, io credo, un grosso impatto sul paese a livello economico. Ovviamente le sanzioni che noi abbiamo imposto sono state, erano finalizzate a un posizionamento politico del nostro paese in relazione alla guerra di aggressione condotta dalla Federazione Russa nei confronti della Repubblica Ucraina. Questa scelta del nostro governo, che insomma noi abbiamo sostenuto sia come partito sia come maggioranza, ha destato alcune critiche, alcune lamentele nel paese, in quanto si ritiene violata la millenaria neutralità della Repubblica di San Marino. Il punto, tuttavia, è che, come cercherò di dimostrarvi a breve, la millenaria neutralità della Repubblica di San Marino semplicemente non è mai esistita. La Repubblica di San Marino nasce come Stato indipendente, come comune indipendente, no? Nella città-stato comunale dell'Italia medievale, intorno al XII secolo, forse l'inizio dell'XI, comunque poco dopo il 1000, e per la sua conformazione geografica si trovava come entità autonoma, il concetto di indipendenza in epoca medievale è un po' diverso dal nostro, diciamo autonoma, fra il Ducato di Urbino, a un certo punto, nelle parti che sono più note della storia medievale di San Marino, fra il Ducato di Urbino e la signoria riminese dei Malatesta. Poi ci torneremo anche su questo aspetto, perché la geografia è molto importante in politica, come poi cercherò di dire sulla posizione attuale. Parto da lontano, ma sarò breve. Proprio perché la geografia è importante e il nostro monte si protende a Sperone contro Rimini, mentre è più dolce verso Urbino, per questa ragione il nostro paese era alleato e in qualche modo un protettorato del Ducato di Urbino e fungeva da punto di osservazione e da propagine nel dominio riminese proprio per i duchi di Urbino, i quali in cambio garantivano protezione a San Marino. E San Marino non era affatto neutrale, tant'è che ha combattuto delle guerre contro Rimini, l'ultima, noi siamo qui nella sala del castello di Serravalle, questo era un castello, come dimostrano gli elefanti nel portale all'ingresso, malatestiano, venne annesso da San Marino nel 1463, dopo che San Marino, in nome di questa sua presunta millenaria neutralità, aveva partecipato alla Lega Papale contro i Malatesta di Rimini. Quindi, come abbiamo visto, all'origine San Marino non era neutrale. Facciamo un salto, ci sarebbero altre cose da dire nel frattempo, dopo della Rovere e dopo l'annessione del Ducato di Urbino al Regno della Chiesa, ma lo tralasciamo per motivi di brevità. Arriviamo a Garibaldi, eccetera. E a questo punto arriviamo, però fermiamoci un attimo, e rimaniamo a Palazzo Valloni, che è dove inizia la cerimonia di insediamento dei capitani reggenti. Nella sala in cui viene presentato il corpo diplomatico avrete notato che si sono scritti i nomi delle coppie reggenziali, sin dai primi noti, Filippo da Sterpeto e Don Escarito, e quindi andiamo quasi nella leggenda, fino, insomma, ogni tanto vengono aggiornati, ora non so, siamo arrivati al XXI secolo. Fra questi nomi, di tanto in tanto, vengono riportate delle date storiche. Ad esempio 1453, la caduta di Costantinopoli, 1683,
l'assedio turco a Vienna. E questo accostamento non è un detto, è un'affermazione politica molto netta, o meglio una retorica politica che si è affermata e che ha due tagli, quella dell'isola nella tempesta. Ciò voleva dire, mentre cadono e sorgono gli imperi, la reggenza di San Marino cambia ogni 6 mesi, imperturbabile. Appunto, come si intitola un libro uscito qualche anno fa, Isola nella tempesta. L'isola sta in mezzo al mare e qui dicevo a due tagli, perché il mare separa, ma in realtà il mare è il più grande mezzo di comunicazione del mondo, e quindi essere un'isola è non isola del tutto, ma soprattutto noi non siamo neanche in mezzo al mare, quindi è un paragone, l'isola in mezzo alla tempesta che non regge, noi siamo semplicemente in mezzo alla tempesta. E dunque dicevamo, la tempesta, quando succedono le cose intorno a San Marino, lambisce anche San Marino. Dicevo, facciamo un salto grosso e dal Medioevo andiamo all'Ottocento, al Risorgimento, un punto fondamentale, a mio avviso, per definire la postura politica, storica del nostro paese, da cui io credo poi debba discendere anche quella odierna. Tralasciamo tutti gli esuli italiani che si sono rifugiati a San Marino, dopo i morti del 18, dopo quelli del 24, dopo quelli del 48. Dopo quelli del 48 arriva però quello più illustre, Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi, che oggi lo vediamo in posa equestre o da eroe greco nelle città d'Italia, che insieme a Mazzini e a Cavour costituisce la Trinità laica, diciamo, dell'unità italiana, nel luglio del 1849, quando si presenta ai confini di San Marino per chiedere e poi ottenne ospitalità, era agli occhi delle grandi potenze che circondavano San Marino, lo Stato della Chiesa, i soldati del regno dell'impero austro-ungarico, era quello che poteva essere Che Guevara per gli Stati Uniti d'America nei primi anni 60, cioè era un guerrigliero, era una specie di terrorista, cioè Garibaldi non agiva in maniera legale, per cui lui faceva di fatto atti di guerriglia, dove in quel momento aveva fondato la Repubblica Romana, era un guerrigliero. San Marino diede asilo e accoglienza a Garibaldi, anche lì con qualche tentennamento, ma poi lo fece. Fu un atto neutrale, è una manifestazione di millenaria neutralità. No, San Marino non era neutrale, perché San Marino era ed è uno Stato italiano. Oggi, all'epoca gli Stati italiani erano tanti, oggi gli Stati italiani sono due, uno la Repubblica Italiana, l'altro la Repubblica di San Marino. E non ci sarebbe stato nessun Regno d'Italia senza sponsorizzazioni straniere, in particolare quella francese, ma a suo modo anche San Marino non fu neutrale e sponsorizzò nei modi e coi mezzi che aveva il processo di unità dell'allora Regno d'Italia, che poi oggi è la Repubblica Italiana. Dunque San Marino non era neutrale, e ce lo dice Garibaldi stesso nelle sue memorie, quando racconta l'accordo che gli permise di avere scampo a San Marino, dice: tale fu il patto concluso con quel governo, quello di San Marino, e nulla si volle patteggiare coi nemici d'Italia, che è l'Austria in questo caso. Quindi, come vedete, smitianamente parlando, Garibaldi divide amico e nemico, San Marino amico, Austria nemica. Ma perché? Perché San Marino agiva in questo modo. San Marino naturalmente teneva una posizione di equilibrio, perché ovviamente di fronte all'Austria-Ungheria non è che poteva muovere guerra, però non fu neutrale, fu molto attivo a proteggere Garibaldi. Per i sammarinesi, agendo neutralmente, avrebbero dovuto consegnare Garibaldi, gli sarebbe stato semplicissimo. Garibaldi era più a San Marino, anzi il governo di San Marino fece in modo che di notte insieme ad Anita potesse fuggire attraverso le macchie, e quindi gli evitò la forca. E quindi vediamo questa millenaria libertà già inizia un po', no? A scricchiolare. Ma andiamo nel Novecento. Durante la Prima Guerra Mondiale San Marino, come noto, non fece dichiarazioni di guerra, ma rimase neutrale. Ma cosa vuol dire poi neutrale? Neutrale già non significa certo neutro, ma o immobile. San Marino fu, sotto un certo aspetto, neutrale, cioè non combatté. Tuttavia San Marino, su sponsorizzazione governativa abbastanza esplicito, si formò, vado a memoria, un comitato pro fratelli italiani combattenti o qualcosa del genere, il quale, oltre ad arruolare decine di giovani sammarinesi per combattere al fianco del Regno d'Italia per la conquista, si diceva all'epoca, delle terre irredente, eccetera,
combatterono, a San Marino si produssero maschere antigas, quindi strumentazione militare per il Regno d'Italia, e San Marino fra il 17 e il 18 fece un ospedale militare sul fronte Veneto, presso il quale mi pare, non so se sia una leggenda, non ho avuto documentazione accurata in merito, ma che tale ospedale si poteva fregiare anche di ospitare Ernest Hemingway, così dicono, però dovrei fare una ricerca più approfondita in merito. Durante la Seconda Guerra Mondiale San Marino fu neutrale, andatevi a leggere i giornali della stampa sammarinese all'epoca, se San Marino era un paese neutrale, San Marino c'era il partito nazionale, c'era il partito fascista sammarinese, il PFS, il quale era pienamente solidale e dava a suo modo anche aiuto materiale per quel che poteva all'autoproclamato all'epoca impero d'Italia, perché l'Italia è stata anche un impero in quel periodo. La famosa neutralità attiva di San Marino nasce nei pochi decenni, su mille anni di storia, della Guerra Fredda, in cui il mondo si divideva in due blocchi contrapposti e San Marino, non avendo perso la Seconda Guerra Mondiale, non era tenuto in qualche modo a schierarsi con nessuno dei due e quindi giustamente manteneva rapporti amichevoli anche con l'Unione Sovietica. Qui abbiamo Della Balda, fu uno dei primi, e in quell'occasione, no, lo ricordo qui in sala, perché San Marino fu il primo Stato europeo occidentale a riconoscere la Repubblica Popolare Cinese, e anche qui dopo si aprirebbe la questione di Taiwan. Quindi, come vedete, come ho cercato di dimostrarvi, questa famosa teoria della millenaria neutralità di San Marino è pura retorica, non esiste. San Marino non è mai stato neutrale, perché non si può in realtà essere neutrali quando i fatti ti investono. Certo, possiamo essere neutrali nel senso di neutri, se c'è un conflitto fra fazioni di un, non so, in Congo, forse lì possiamo anche permetterci la neutralità. Ma nel momento, e poi c'è un aspetto, questo storico, ma c'è anche un aspetto costituzionale che ci impone di non essere neutrali nella fattispecie del caso russo-ucraino, che è quello legale. Nella Dichiarazione dei diritti c'è scritto che San Marino orienta la propria politica estera al rispetto dei principi delle carte fondamentali delle Nazioni Unite, le quali, come l'ambasciatore Piatti mi smentisca se non è vero, vietano esplicitamente la guerra di aggressione. E dunque San Marino, che è un paese che certamente non sarà mai aggressore, ma al limite potrebbe essere aggredito, di fronte a una popolazione invasa nel proprio continente, che cosa avrebbe dovuto fare? Avrebbe dovuto fare finta di nulla? Sarebbe stato moralmente scorretto, storicamente incoerente e, vi spiegherò brevemente, anche sconveniente dal punto di vista pragmatico. Il pro di questa scelta sarebbe stato senz'altro una grande amicizia russa, se dal caso però dicevamo prima, simpatia forse, russa, se dal caso però dicevamo prima che la geografia in politica conta, e noi per fortuna o per sfortuna, forse più per fortuna che per sfortuna, non ci troviamo nelle steppe siberiane, ma ci troviamo nell'Europa occidentale, dunque la simpatia russa può farci piacere, ma comunque è una simpatia di qualcuno che vive a qualche migliaio di chilometri da noi. Viceversa, ci saremmo attirati l'antipatia, se non peggio, del governo italiano. Tenete presente che il 24 febbraio, peraltro, a capo del governo italiano c'è un signore, Mario Draghi, che è un atlantista, insomma, di sicura fede, diciamo, e anche adesso con il nuovo governo italiano mi sembra che il Presidente del Consiglio abbia affermato una linea in continuità pressoché perfetta con il governo precedente. E dunque San Marino, immaginatevi l'Italia, che tipo di rapporto sarebbe stato col governo italiano. Punto secondo, San Marino è attualmente in piedi una trattativa di associazione con l'Unione Europea, che noi sappiamo essere, non voglio qui fare un pistolotto enorme, un asset fondamentale, strategico per il nostro paese, avere un rapporto con l'entità politica in qualche modo che ci circonda, che è l'Unione Europea, mentre attualmente noi ci siamo in mezzo, ma non traiamo nessun vantaggio dallo starci in mezzo, ma ci dobbiamo semplicemente adeguare agli obblighi per cause di forza maggiore. E dunque immaginatevi nel momento in cui l'Unione Europea, tutta l'Unione Europea con qualche eccezione, ma eccezioni marginali evidentemente e non particolarmente rilevanti dal nostro punto di vista, nel momento in cui tutta l'Unione Europea, quella che conta almeno, è unita sia a livello pratico, retorico e soprattutto anche militare contro l'invasione russa, San Marino dice no, ma sai che c'è, io
sto zitto, mi astengo, persino la Svizzera, quella sì davvero storicamente neutrale, ha condannato l'invasione russa. Noi invece no, noi siamo, ci stanno simpatici, non lo facciamo. Immaginatevi che fine farebbe, insomma, questo tavolo che abbiamo messo in piedi con l'Unione Europea, insomma, probabilmente rimarrebbe fermo fin quando non si sciolgono i ghiacci in Siberia, il che significa verso forse la metà del secolo, se andiamo avanti così. Quindi io penso che mentre abbiamo spiegato, prima il professor Piazzi ha spiegato anche le ragioni morali che ci devono imporre, che ci hanno imposto un determinato posizionamento, ma ripeto, San Marino ha delle motivazioni storiche che riguardano la sua postura storica nei secoli, che non è stata di neutralità millenaria, non esiste, ne ha l'interesse, ne ha l'obbligo legale per i motivi che ho esposto sopra, ne ha l'interesse proprio perché è il nostro interesse che al mondo, semplicemente perché uno Stato ritiene di essere militarmente più forte del suo vicino, non decida di annientarlo. E punto quarto, ne abbiamo l'interesse pragmatico proprio per mantenere dei buoni rapporti con i nostri vicini e accentuare il nostro dialogo con l'Unione Europea. Mi scuso se ho preso troppo tempo e vi ringrazio per l'attenzione.